dark gift from the Night Mother herself. Please. Salve onorevoli, benvenuti qui in questo nuovissimo episodio. Ti prego, stai zitto. Allora, siamo su The Elder Scrolls 4 Oblivion. Nello scorso episodio ci eravamo lasciati con il completamento della missione Una tomba umida. E ora dobbiamo vedere il nuovo contratto che ci avrebbero assegnato. The contract is waiting, if you're ready. Nato pronto, contratto. We need you to stage an accident. Kill the target in the manner specified and you'll receive a considerable bonus. Do you accept this contract? Ora abbiamo dei modi per uccidere, cioè sono delle clausole, diciamo. Questo contratto ha pure delle clausole, quindi sì, accetto il contratto. As I expected. Good. The target is a wood elf named Bainlin. You will find him at his home in Bruma. Enter secretly and avoid his manservant, Grom. On the second floor is a secret door leading to a crawl space. Inside are the fastenings of a mounted head that hangs over Bainlin's favorite chair. Loosen those fastenings any night between 8 p.m. and 11 p.m. and the head will surely fall on Bainlin as he relaxes in his chair, as is his custom. If Bainlin is eliminated in any other manner, or if the manservant Grom is killed, you will forfeit the bonus. Now go, and may Sithis be with you. Ok, quindi dobbiamo uccidere questo stronzo. Every moment that Bainlin draws breath is an affront to Sithis and the Night Mother. Fulfill the contract and honor. Ok, non essere così pesante. Prima the Count of Skingrad is not all. Ok, contratto. You are to travel to Bruma, enter the house of the wood elf Bainlin and kill him. It should look like an accident. I'm sure you can handle it. Ok, sì, è fattibile. Parliamo con gli altri per vedere quale consiglio ci danno. E comunque hanno predetto quello, cioè sta succedendo quello che vi ho detto nello scorso episodio, cioè questa è la missione dove dobbiamo entrare in casa, uccidere questo qui come un incidente. E poi, passato un certo periodo, vedremo che la casa verrà di nuovo riabitata da lui, cioè non da lui, dal nipote. Contratto. If the target is old and weak, as you say, then his manservant is sure to be quite the opposite. Best stay out of his way. Eh sì, infatti questo me lo ricordo, il Grom, il servo, è letteralmente un gigante con un martello e fa paura. Rumors? Don't tell anyone else, but non mi frega, contratto. How do you plan on entering this man's house? Through the front door? Be smart and look for a more inconspicuous way in, like a cellar entrance. E infatti è quello che faremo. Fidatevi ragazzi, è veramente utile sentire quello che dicono, perché veramente vi descrivono ciò che dovete fare. Tu hai rotto il cazzo già. Non vedo l'ora di ucciderti. Quindi andiamo di qui nella sala d'addestramento. Tu? Hello, brother. Contratto. Yes, you'll find that some jobs require you to terminate a mark in a specific way. It's well worth the trouble considering how good. Sì, sono tutti oggetti unici, tra parentesi, che vi daranno. Quindi sì, praticamente ci sta invitando lei a fare il contratto. What? Contratto. The manservant's name is Grom, you say? Sounds like a Nord, probably a big one. If he catches you, get ready for a serious fight. Questo più che una clausola, diciamo un invito generale, non attaccare il Nord. Greetings. Rumors? Ma tutti dicono la stessa cosa. If things go badly, forgo the plan and simply kill the mark any way you can. You'll lose the bonus, but at least the contract will be fulfilled. Ok. Vabbè, se parliamo di Scaglia Ombra. I see you have been speaking with Tanava. What he says is true. All our lives we have lived together in the shadows. Quindi non sono sono gemelli. Twins. We were taken at birth and given to the Dark Brotherhood. We returned to Black Marsh as Shadow Scales, trained in the arts of stealth and murder. Together, we served our nation as spies and assassins, as all Shadow Scales do. When we came of age, we joined the family as one, and here we are. Ok, perfetto. Sì, quindi come avete capito, come ho detto nello scorso episodio, servono la nazione Argonia fino alla maggiorità, poi dalla maggiorità diventano automaticamente assassini prezzolati per conto della confraternita oscura. Ora vediamo negli alloggi se c'è qualcuno, dubito perché mi sembra di aver interpellato tutti.
E con le informazioni che abbiamo ottenuto, cosa dobbiamo fare? Semplice. Entrare nella casa dalla cantina. Dalla cantina risalire al piano principale di notte e andarci a infilare nel soppalco. Non è proprio un soppalco, è tipo una doppia parete. È un inframezzo tra due pareti. E lì abbiamo le corde di una testa di... sarebbe toro, ma in realtà è minotauro. E tra le 8 pm e le 11 pm dovremo slegarlo, con la certezza che cadrà in testa al nostro malcapitato. Però facendo ciò, Grom, il suo servo nordico cattivo e brutto, si incazzerà. Quindi dovremo evitare di incontrarlo direttamente, perché attaccherà tutto ciò che ha nell'aria, e sparire nel nulla, evitando che lui ci segua, perché anche se lo uccidono le guardie noi non prendiamo il bonus. Quindi non potete semplicemente correre fuori, tanto attacca lui, grazie al cazzo. Quindi porta est di Bruma. Vi ho detto tutto come andrà già, perché mi ricordo perfettamente questo assassino, perché fu appunto il primo assassino sotto contratto, e mi ricordo che fu un parto capire come si doveva fare. E mentre, come vedete, nella casa possiamo entrare, ma non ci conviene entrare onestamente, non ora almeno. Qui c'è la cantina, che tra l'altro serratura difficile. Aspettiamo l'una, le due. E adesso aspettiamo l'una, perché l'una è sempre sicuro che stanno a dormire. Le 12 è probabile che si stanno avviando per il letto. Quindi tranquillo, scasso automatico, ma li puoi usare pure tutti. Ok, non proprio tutti, però non mi andava ora stare lì a giocare con i grimaldelli. Sono entrato nella casa di Bainlin. Se riesco ad arrivare all'ingresso, all'interpedine del secondo piano, e staccare i fissaggi del trofeo tra le 20 e le 23, cadrà addosso a Bainlin mentre riposa sulla sua sedia. Se Bainlin muore in qualunque altro modo, se Grom viene ucciso, perderò il mio bonus. Ok, qui credo che possiamo usare tranquillamente la torcia, perché io ricordo non c'è assolutamente nessuno, perlomeno non nello scantinato. Però vedi che Grom, ci troviamo Grom di fronte, ci spacca il cranio con una... guarda quante cazzo di cose di grano turco, spero che le mangino e basta. Non vorrei che fosse un elfo con tendenze particolari, che altro perché, cioè, boh, non che abbia qualcosa contro. Però in quel caso, se mi prendono, avrei ancora più paura. Non per me, ma per il mio argoniano, che tra l'altro è il mio alter ego, quindi ci tengo un pochino di più. Ecco. Allora. Siamo nella sua casa. E vediamo. Di aprire questa serratura di merda. Una volta aperta, ci muoviamo leggiadri e silenziosi. Anche qui è proprio scuro. Tra l'altro è una casa proprio brutta. Poi facciamo una cosa, va, che i passi rimbombano, quindi preferisco mettermi così. Fortifica armatura leggera, sicurezza e resistenza energia. No, niente. Preferisco avere gli anelli che ho già. Ok. Amica dannata, certo che te lo rubo, ragazzo mio. Quello è un vino economico di merda. Vino economico, vino economico. Ok, nulla che ci possa in qualche modo interessare. Casa estremamente spoglia, c'è da dire. Ma molto, molto spoglia. Saliamo sopra. Se ricordo bene, qui c'è il nostro amicone. Ecco appunto. Il principe mendicante, no, non ci aumenta un cazzo. Assetti nulla, Nimrod te la rubo. Guarda, difficile. Qua troveremo lo schifo, appunto. Saremo un po', lui è l'elfo in questione. Wow! Riuscite a rubargli con tranquillità, non credevo, cioè non credevo succedesse, sinceramente. Ecco,
Oh, ciao. Grom. Grosso, Grom. Bene armato, Grom. Un cazzo di martello nanico. Prendi il siro di Illet e lo rubo. Esce la guerra. Eccolo. Era bello nascosto. Infatti non riuscivo mai a trovarlo all'inizio. È decisamente ben armato. È uno che ci tiene le armi, eh. C'ha armi ovunque, porca puttana. Andiamo a salvare. Li rubiamo anche a lui loro. Fottiti, stronzo. Li chiudiamo. E aspettiamo qui, tra le 8 e le 11. Quindi facciamo le 9 pm. Poi sono già le 22. Sono AM ancora. 22, quindi 9 e mezza precise. Ok. Dovrebbe essere qua di fronte, aiutiamoci con questo, sì. È sotto di noi, quindi salviamo. E stacchiamo gli attacchi del trofeo. Sembrano i fissaggi della testa di Minotauro. Come previsto, con il passare del tempo si sono allentati. Potresti facilmente rimuoverli, facendo cadere la testa sul pavimento. Vuoi rimuovere i passaggi? Sì, rimuovi i fissaggi. Ah! Ecco. Il trofeo è caduto addosso a Baenlin, uccidendo come previsto. Devo tornare al santuario e parlare con Vincent Valtieri per ricevere la mia ricompensa. Tra l'altro non ve l'ho fatto vedere, stupido. Quindi non qui, nemmeno qui, ma qui. Faccio vedere che quello è il fissaggio. Lui si siederà su quella sedia e noi glielo faremo cadere in testa, cioè come abbiamo appena fatto in realtà. Carichiamo. Sicuri di averlo preso? E ora quello che sicuramente dobbiamo evitare, tra l'altro chiudiamo dietro evitando ogni sorta e forma di dubbio. Come vedete lui è morto, però lui si è armato ed è incattivito. Quindi passiamo con leggiadria e ce ne andiamo, ma proprio via. Ma tanto via. Quindi ecco a voi che si ritorna a guardare la bellissima nevicata. Direi che tra l'altro ce ne ritorniamo velocemente a Sedinal prima che quel cazzo di troglodita bestione gli rivenga, non so, per qualche motivo strano di ritornare, quindi, o di uscire dalla casa, sarebbe peggio anche. Torniamo lestamente al santuario, non vedo l'ora che ci sbloccano l'entrata del pozzo, così possiamo uscire e entrare con molta più tranquillità. Ok, vai giù, vai, 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 che non abbiamo tempo, cioè in realtà avremmo tempo. Ma non lo so, preferisco, non so se in questo episodio fare due missioni o tagliarla. Più che altro devo vedere qual è la missione dopo. Valtieri. The accident has been staged and Baenlin lies dead. Well done. You have more than earned your reward and bonus. La spina, il coltello che ci ha dato era il bonus. It's an enchanted blade known as Sufferthorn. Its prick is deadly, I assure you. Yes, you are quite an asset to this sanctuary. In fact, I believe you are ready for advancement. I hereby appoint you Slayer. Well done. Grazie, ragazzi. Now go, child of Sithis. Go and rest. You'll need it. Ok, abbiamo completato Nessun riposo per i malvagi. No, aspetta. Chiudo bene. Gli incidenti capitano. Back for more? It just so happens I have another contract available, one that requires an expert in infiltration. Che tipo di infiltrazione? Certamente, accetto con piacere. As always, you fail to disappoint me. Your target is a dark elf named Valen Dreth. He thinks he's safe. Ah! He is tragically mistaken. A prisoner recently escaped from the prison using a set of secret tunnels connected Sono to the io! Imperial City's sewer system. It's a perfect way inside. Just outside the Imperial prison is a grating that leads to the sewers. It has recently been tightly locked, but I will provide a key. It should be easy enough to locate Dreth in his small cell. Besides, I think you know the way, hmm? Minchia, che brutto sorriso. Valen Dreth has been imprisoned for many years. His tongue is sharp, but his body is limp and frail. He will prove an easy
pleasurable kill. You will receive a bonus if you fulfill the contract without killing any of the prison guards. Now go, and may the Night Mother go with you. Ok. E mentre prendiamo il contratto. You must infiltrate the Imperial prison and kill Valen Dreth, a dark elf. Una volta che si è entrato, infatti il problema è proprio entrare, lui si è messo lì proprio per difesa. Tu. I know what you're thinking. Gorgoron, he's too big to be sneaky. Well, you're right. Me, I like to just go in and hack my targets. Che gli occhi rossi invece il riflesso della luce rossa. Me lo aspettavo da te, sai? Anzi, no, sincero, mi hai sorpreso. Pensavo che eri tipo un'ombra, nessuno ti notava mai quando entravi, sincero. Contratto. Infiltrating the Imperial prison is no small matter. Those guards are heavily armed and professionally trained. If discovered, don't be a fool. Flee. Beh, sì, ha ragione. In realtà le guardie sono sempre di livelli superiori al nostro. Sempre ben addestrate, ben armate, cattive. Boh. Se avete altri aggettivi, ben venga. Perché un'intera guarnigione, follia. Facciamo difficoltà ad affrontare tre eroi scheletri, figurati un'intera guarnigione di guardie, puttana Eva. Is there something I can help you with? Chiediamo del contratto. The Imperial prison. Long did I languish there in my youth before the Brotherhood found me. The guards are strong and cruel. So very cruel. Sei stata stuprata da qualche guardia? Tu hai qualche crudele. Mi dava. Cioè no, effettivamente è una cosa che ci stavo pensando, no? Una donna in una prigione imperiale, magari mandate in carcere per omicidio, furto, sai che cazzo se ne fregano le guardie di stuprarla. Per cui non è che erano il massimo della dei diritti sociali e umani. Quindi, secondo me c'è anche un bel po' di gente traumatizzata nella città, effettivamente. Tu non mi dici niente. Quindi scendiamo giù. Ciao. Contratto. I know those sewers well. They will allow you access to the prison, but are home to some fearsome creatures. Tread carefully. Ok, ma teoricamente le abbiamo uccise tutte. Le goblin, eccetera, eccetera. Brother or sister has successfully infiltrated the Imperial prison in over 300 years. This will be a true test of your abilities. Ma che cazzo di significato ha? Buttate me in questo macello. Go now, dear family. Porco Giuda. Che cazzo vi viene che questa pensare che questa sia un'idea geniale? Contratto. This prisoner. Why give him a chance to escape or fight back? Pierce his heart with an arrow, right through the bars of the cell. Quick and easy. No, perché con questo ci dobbiamo parlare. Questo è uno dei pochi cui tengo sempre comunque a parlarci. Voi direte perché? È un perché c'è, ragazzi. Un vero e proprio perché c'è. Lo capirete quando lo vedrete. Per chi non se lo ricorda, vi dico solo che l'abbiamo già incontrato. E sarà molto divertente. Perché alla fine nel primo episodio l'avevo detto che sarei ritornato. Già. Quindi, signori, quindi. Direi che ci trasportiamo da qualche parte. Qui. Le fogne. Ok, vediamo di rientrare. È bellissimo che si ritorna tutto indietro. Allora sarà anche bello vedere proprio come l'intero ambiente è cambiato. Sono entrato nelle fogne sotto la prigione imperiale. Ora devo avanzare lungo le fogne fino alla prigione stessa e uccidere Balon. Ok, la cosa bella è che non c'è bisogno di esplorare, perché alla fine l'abbiamo già esplorato in passato. Quindi ben venga. Ho ucciso entrambi. Che figata. Quindi fa danno ad area. Non lo sapevo. Il gioco è sigillato. Puttana tua madre. Tra l'altro mi togli queste e mi metti, boh, frecce di ferro per ora. Da quando combattiamo questi sgorbi è inutile usare potenti armi e armature.
No, io non voglio usare le frecce perché già ne ho tutte in realtà. Voglio evitare di sprecarne tutte qui. Ok. E lì. Vediamo qua. Pozioni dissipa. Cazzo mette le pozioni delle fonti? Cioè, immagino uno che viene qui a mettere le robe dentro di nuovo. Che bello che uccide entrambi. È un modo per cioè levare tutti questi rompicoglioni quando si trovano di fronte agli occhi, no? Dove il gruppetto di ratti, di granchi da quattro soldi. E lì freccia, li sistemi in poco tempo. Mood crab può rimanere lì, nemmeno te lo tocco. Ci muoviamo con passo felpato ma costante lungo la nostra traiettoria. Invece lui si stava girando tranquillamente, doveva, zac, via, morto. Un problema in meno. Vedere qui, zac. Ok, sono nemici stupidi, ma ammettetelo, c'è una certa soddisfazione nell'uccidere in maniera così veloce dei nemici. Pure quando ci hanno scoperto, zac, morto. Ok, questa è la nostra porta. Continuiamo. Sto scassinando tutto il tentativo automatico perché voglio fare due missioni in un unico episodio. Però vuol dire anche che dobbiamo essere abbastanza celeri, anche perché boh, un episodio di Skyrim di 15 minuti non è che ha un granché di senso. Quasi quasi non sono più convinto di esserci stato in questa zona, onestamente. Ma non mi ricordo un cazzo di tutto questo. Non mi ricordo che c'era tutto questo. Ok. Dove devo andare? Non ha senso nemmeno che esploro quelle cose. Sembra una fogna di merda. Cazzo posso trovare? Non reietti da quattro soldi. Lì è pure chiuso. Quindi. Ma nemmeno ti tocco, guarda. Me ne vado direttamente. Invece no! Deve scassare il cazzo. Dai. Dai. Basta. Io voglio fare la persona veloce, educata, sincera, vi lascio pure in vita, ma voi dovete proprio scassare i coglioni, eh. Giù da porco. Qui siamo assassini, abbiamo cose da fare. Mica ci stiamo divertendo. E qui iniziano le rotture di coglioni. What are we guarding? Cold stone and shadow. Le guardie non si scherza, sono molto più intelligenti dei normali nord o altro. Those assassins got what they wanted. The emperor is dead. They got no reason to come back. That's exactly what I'm saying. But will the captain listen? No. We must have a presence. Stanno parlando del fatto che loro non vogliono rimanere qui di guardia perché tanto oramai l'imperatore è stato ucciso, però il capitano vuole comunque che loro rimangano qui di guardia. Non escono i sottotitoli, lo so signori, ma stiamo parlando di un gioco della Bethesda del tutto. Cosa vi aspettavate? Io non so il perché, ma ho sempre pensato che Fallout l'avessero sempre fatto meglio di Oblivion. Cioè, Fallout, non dico in generale Fallout Oblivion, Elder Scrolls a confronto di Fallout, vedo che nella saga Fallout ci mettono sempre più cura di quella di Elder Scrolls, ed è strano, perché comunque Elder Scrolls è il padre alla fine dell'intera serie. Ok, ma vi levate dal cazzo, bene prego. Ve ne prego, non voglio rimanere qui interi minuti a aspettare voi che discutete di cazzate. Grazie. Grazie. Gentilissimo. Bene. Direi che salviamo. Direi che la zona piena di luce e lanterne la eviterei. Opterei per questa che almeno questi intervalli di oscurità che mi permettono di muovermi silenziosamente. Lì è laddove è morto l'imperatore, ma non c'è il corpo e quindi non ha senso andare di qua, quindi dovremmo andare da questa parte. Suppongo, ci muoviamo nell'ombra.
Sembrava letteralmente delle cazzo di lucerto, no? E lì passo sicuro. Ma cos'è? Che cazzo. E però come mi muovo? Dimmi che devo ritornare di là. Proviamo a salvare. No, faccio. Una spada corta d'argento. Ma perché il corpo è ancora lì? Mi viene da chiedere. Note del Cap Montrose. Ok, finora le ricerche sono state a dir poco inconcludenti. Il corpo dell'assassino non ci ha rivelato nulla per quanto riguarda le sue origini e non siamo riusciti neanche ad accertarne il momento dell'omicidio dell'imperatore. Abbiamo interrogato perfino i commercianti locali per sapere di più su questa foggia inusuale, ma non abbiamo ottenuto alcun risultato. La natura dell'attacco, più assassini, le vesti da cerimonia, le armi e le armature ritrovate, tutto fa pensare a un qualcosa di rituale. Ho visto più volte l'opera della compagnia di tornata oscura e questo non corrisponde al loro schema. Penso che sia quello che temo. Ma abbiamo a che fare con uno sconosciuto e che io sia dannato se riesco a sapere come risolvere questo caso, capitano. Gepard Montrose. Yes, ordinate ai miei uomini di gettare i resti degli assassini nelle fogne, che se li mangino i vermi. E in più di quello che... quei bastardi, è più di quello che quei bastardi si meritano. Ok. Quindi lui è il famoso assassino. No. Quindi mi tolga i trucchi. Ok, grazie. Perché mi devo ancora abituare alla tastiera del... come si chiama? Del portatile. Così da vediamo di cosa. Niente di utile. Invece una cosa di utile ce l'ha. Dammi la chiave della cella. Ok. Quindi ripercorriamo questo tratto. E lì c'è la guardia che ci guarda. Potrei anche attraversare, però il problema è ben altro. Io non devo passare di qui. Io devo andare lì in fondo, ma c'è la guardia lì che mi cangia i coglioni, ferma e immobile. Stai zitto che si è fatto indietro, stai zitto che si è fatto indietro per non so quale motivo, ma a me va bene così. Ok, possiamo andare ora. Sotterraneo imperiale. Vai così. Non so quanto sarà sorvegliata l'area, ma ci conviene comunque muoverci nelle ombre. Voi non vedete? Nemmeno io, ragazzi. Porco Giuda, devo fare tutto il giro che stai dicendo. Se accendo una torcia vi offendete. Diciamo di no, tanto non c'è nessuno. Questo è impossibile, appunto. Ma se mai non porta da nessuna parte, nemmeno segnata sulla mappa. Cioè, chi si chiude lì. Poi la torcia. Salviamo un altro pochetto. No, non farlo. Non farlo. Nessuno, vattene via. E dai, vattene. Che palle. Mi creano odio. No. 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 Vabbè, che salviamo qui non è che ha molto senso. Ok, corri piccola lucertolina, corri, vai via. Oh. Farina, coltello, elmo della legione, tutta roba che ti puoi tenere onestamente. Ok, siamo passati, dovremmo essere ok, vicini, molto vicini. Bene. Porca troia, mi hai fatto spaventare. Merdaccia. Ma io dove devo andare, mi scusi? Io sono venuto di qui e... dove cazzo vado? Prima di tutto mi dai un'altra torcia.
perdendo più tempo a orientarmi e il resto che alla fine a fare di fatto questa cazzo di missione. Oh, qui è la porta, ma dimmelo prima, no? Che cazzo ne so io, mi scusi. Qui è una roba dove serve un bel salvataggio. Ok, direi che lo posso passare tranquillamente. Sì, vai, vai, tranquillo. Continua. Nessuno alle nostre... alle calcagne, come si suol dire. E siamo arrivati. Voglio prendere la via più oscura perché non si sa mai. Qui è dove tutto è iniziato, insomma. Eh già, signori miei. Qui è esattamente dove tutto ha inizio. Che poi io mi chiedo quanto cazzo durerà la serie di Oblivion. Secondo me sarà anche più lunga di Morrowind. Non ne sono sicuro, però non ci metterei la mano sul fuoco. Perché comunque Oblivion ha meccaniche, cioè, ha meccaniche molto più veloci di Morrowind. I told you I was going to get out of here. My time's almost up, and there's nothing you can do about it. Yeah, well, what's it been? 7-8 years? We've had a good long run, you and me. I always knew it would end someday. 11 years in this rat-infested hole. But I'm getting out, and you'll still be stuck in here. Yeah! Apprezzabile che il suo umorismo non è stato ancora spezzato. E ha ragione. You'll see, you imperial dog. When I get out of here, all of Tamriel will know my name. Valen Dreth. Valen Dreth. Già, continua a ripetere, forse ci credere. I'm tempted to let you out right now if you just shut up. Ok, salviamo. Indovina chi è venuto a farti visita, Dreth. Cosa voglio vedere chi altro è rinchiuso nelle prigioni? Se qualcun altro è rinchiuso nelle prigioni. No, nessuno. Cella, cella. E qui abbiamo la città imperiale. Ok. Apriamo tutte le prigioni, tipo, non so, ribellione dei fantasmi. Cucù. Non so se parlargli, perché se urla mi chiama. You've got to get me out of here. Come on, open the door. È aperta. Wait. I know you. You're the one. The day the emperor was killed. They went through your cell. You lucky bastard. But you came back? Come on. You've got to help me. Let old Valen out of this cell. You've got your freedom, now give me mine. What do you say, huh? Come on, friend. Non parlare. What's the matter with you, huh? You some kind of mute or something? I saw you escape. Now you're crazy enough to come back? Ora seguirò il consiglio dell'amichetta. Gli pianto una freccia su per il cranio. Qual è quella che fa più danno? Questa qui. Ok. Addio, Dren. Valen è morto e nessuna guardia è stata uccisa. Devo tornare al santuario a parlare con Vincent Valtieri per avere la mia ricompensa bonus. Ciao, ragazzi. Effettivamente fa proprio schifo la cella. Cioè, almeno noi abbiamo una finestra. Immagina questo stronzo che sta tutto il tempo lì rinchiuso. Che poi non so se devo farmi tutta l'uscita di qui o posso uscire direttamente da qui sopra. Teoricamente posso uscire da qui sopra. La chiave della prigione imperiale. Salve ragazzi, tutto a posto?
Cioè, vedete, uno che esce dalla prigione non dite niente. Ma va bene, per questo il sistema imperiale funziona bene. Praticamente i prigionieri o muoiono o scappano direttamente. Quindi, immediatamente torniamo a Sedinal. Immaginate voi rifarvi tutto il percorso al contrario, che cazzo di parto. Grazie a Dio che lì c'era la chiave, siamo potuti entrare e uscire direttamente, anche se era fatto è un po' artificiosa questa come missione, perché onestamente sarebbe bastato semplicemente rubare la chiave a uno dei comandanti e scendere direttamente dalla prigione, dalle porte della prigione, da dove siamo usciti praticamente, senza fare tutto il giro, il circolo, ripercorri la tua strada, non lo so, robe noiose e fastidiose. Allora, dove sta il nostro Valtieri? Questa comunque era molto facile come assassino. Effettivamente è più difficile quello di Bruma, perché ci dovete pensare su, eh. Dovete aspettare l'orario e tutto, che è questo. You infiltrated the Imperial prison, eliminated Valandreth and killed not one guard. Most excellent. In addition to your standard reward, I present to you this bonus. Behold, the scales of pitiless justice. While carried, the scales will magically enhance your strength, intelligence, and agility, but diminish your personality. A powerful tool indeed. E tra l'altro questo è uno dei pochi oggetti che vi danno dei potenziamenti senza che faccia parte direttamente dell'equipaggiamento, ed è una normalissima bilancia, signori, in realtà. Ma fatto ciò, signori, sono più che costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno. Ci vediamo nel prossimo episodio. Thank you.